Questo improponibile presidente del Consiglio non demorde. Continua a comportarsi come se fosse il vincitore di queste elezioni. Non si rende conto, non vuole rendersi conto, perché anche se se ne rende conto deve far finta di nulla, come è suo solito, mettere in campo la solita ipocrisia. Lui ha perso 2,5 milioni di voti, quindi non ha vinto queste elezioni. Lui personalmente le ha perse. È in una fase discendente di consensi. Ha vinto la Lega, che è un alleato del Popolo delle Libertà, non è interno al Popolo delle Libertà, è un alleato. E ora che la Lega ha vinto e che è più forte, sono cambiati i rapporti di forza dentro quella coalizione, la Lega farà pesare questo, perché se non lo fa, verrà punita alle prossime elezioni. Chi ha premiato la Lega vuole che la Lega usi il potere maggiore che gli è stato dato. Se la Lega non utilizzerà quel maggiore potere e ruolo politico che ha avuto dall'elettorato, l'elettorato la prossima volta la punirà, perché così ragiona l'elettorato della Lega. Quindi è inutile che si comporti da vincente, è un perdente in queste elezioni e attualmente nella coalizione che deve ancora guidare, perché la Lega o farà, costringerà questo governo a fare quelle riforme che finora non ha voluto fare, che finora ha sempre detto di voler fare, ma non ha mai fatto, perché non c'è accordo su quelle riforme, perché quelle riforme che dice Berlusconi che da 20 anni vuole fare e ancora non le ha fatte, è perché una parte del Popolo delle Libertà, dei Berlusconis, non vuole le riforme della Lega, così come Alleanza Nazionale e Fini non le vogliono così come le vuole Bossi. Vogliono le riforme, ma in modo diverso. E finora gli equilibri interni consentivano di poter dire pubblicamente di volerle, ma di non farle. Ora, con questo ruolo maggiore politico della Lega, non puoi continuare a dire di volerle e non farle, le devi fare. E nel momento in cui cercherai di farle, scoppieranno i conflitti interni, perché o la Lega rinuncia a farle come vuole, o altrimenti dovranno essere fatte come chiede la Lega, ma questo significa che dovrà rinunciare all'Alleanza Nazionale una parte di Forza Italia. Quindi c'è un ribaltamento, ci sarà un ribaltamento all'interno del centrodestra e questo ci sarà perché Berlusconi ha perso, non è più quel leader trascinante e maggioritario, diciamo in termini di potere politico all'interno della sua coalizione, è maggioritario ancora in quanto a voti, ma sempre meno, ne ha persi in queste elezioni. Quindi vedremo, in questi 3 anni sono tante le cose che possono succedere e sono abbastanza imprevedibili, quindi sarà tutta una partita da giocare. È inutile che Pertanto è inutile che si presenti con questa sicurezza, con questo. Lui è sempre quello di prima e è più debole di prima. Non è che siccome la Lega ha vinto e lo mantiene al potere, a questo punto lui smette di essere inseguito dalla giustizia. È 20 anni che la giustizia lo insegue e lui scappa e continua a farsi legge a persona. E ancora una volta, sarà capace in questo caso, con questi rapporti di forza modificati all'interno della coalizione di centrodestra, a fare le riforme senza mettere sul piatto della bilancia l'ennesima legge ad personam che lo ripari dai processi in corso? Questo è perché finora lui è riuscito a, diciamo, a barattare l'idea di fare le riforme con le leggi a personam. Ora, a questo punto, potrà continuare a fare questo? Io penso che sarà più difficile che questo succeda e anche qualora si dovesse mettere al riparo da questo processo, ce ne saranno altri, perché lui i reati li ha commessi, non è un perseguitato.
Le cose che i capi d'accusa che gli pendono sul collo, lui le ha fatti, sono frutto di indagini della magistratura, non di invenzioni. L'ultima ragione per cui è scritto nel registro degli indagati, perché è stato beccato a telefonare agli arbitri, è un dato di fatto, non è un'invenzione della magistratura. È una realtà, il reato l'ha commesso. Ed è per questo che è scritto nel registro degli indagati. Questo è l'aspetto importante delle cose. Ma è possibile che i Berluscones non capiscano questo, non lo vogliano capire? Se non lo vogliono capire sono politicamente stupidi e pericolosi, perché continuano a dare consenso a un premier che è in fuga dalla legge. Ma che cosa vogliono allora? Veramente è una cosa, vogliono un dittatore, uno che se ne frega di tutto e di tutti e continua avanti a fare quello che pensa. Ma questo non può essere accettabile in un paese come il nostro, con una Costituzione come la nostra. Succederebbe una rivoluzione per davvero, dovesse verificarsi un'ipotesi del genere. Ma sono proprio politicamente stupidi, politicamente stupidi.